Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Quando i tassi di interesse sono bassi o negativi, l'Italia non ha risanato il proprio debito pubblico andando ad abbatterlo in modo sostanziale. Quando i tassi di interesse sono al rialzo oppure tornano a valori alti, è impossibile risanare il debito pubblico italiano. Questo comportamento è miope e stupido di chi vive come se non ci fosse stato un domani pone un quesito logico ad un osservatore esterno. Quando l'Italia ripaga almeno in parte il proprio debito pubblico? Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dedicata al collasso Italia. È di questo che oggi andremo rapidamente a parlare, dei tassi di interesse e del rating, e di come i tassi di interesse e il rating impattano sull'economia e sui paesi ad alto debito pubblico, come l'Italia. Andiamo con ordine e facciamola breve. Quando l'economia tira, con presenza di inflazione keynesiana, ecco, detto tra noi, sono decenni e decenni che l'inflazione keynesiana non la si vede più nei paesi del primo mondo, che hanno curve di offerta elastiche a causa della metodologia di produzione just in time ed hanno curve di domanda rigide a causa della saturazione dei mercati, per cui i keynesiani possono andare a cagare senza passare dal via, rintanandosi dentro i gabinetti senza uscirne più. Ecco, i tassi di interesse quindi, quando l'economia tira, vanno alzati in una politica monetaria. Oltre all'inflazione da domanda o keynesiana che latita nei paesi del primo mondo ormai da decenni, poi in macroeconomia c'è l'inflazione da cause monetarie e l'inflazione importata. Dunque, l'inflazione da cause monetarie fu il primo tipo di inflazione che fu scoperta nell'economia, addirittura in un'epoca quando c'erano i pre-economisti. Questo accadde intorno al 1500 in Spagna. I conquistadores portarono in Spagna fraccate di oro, ma la produzione del 1500 in Spagna era artigianale, ossia con una curva di domanda rigida. Siccome tutti in Spagna avevano più moneta e più oro, i prezzi dei beni e servizi in Spagna salirono di livello, un po' perché un po' tutti, avendo disponibilità, accettavano livelli di prezzo più alti per acquistare i beni e servizi, i quali obiettivamente scarseggiavano a causa della produzione artigianale, ossia ad una curva di offerta rigida. Ecco, un'espansione della base monetaria crea inflazione da cause monetarie, a meno che l'espansione di moneta non sia tesaurizzata, ad esempio per pagamenti internazionali, sottraendola dalla circolazione, perché ad esempio, ecco, l'Europa comprava metano russo, pagava in euro e gli euro dati ai russi, poi i soldi riposavano in banche occidentali, però senza entrare nella circolazione nel sistema economico europeo. Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Chi ha orecchi per intendere, intenda. Poi abbiamo l'inflazione importata. Se non avevate memoria degli shock energetici del petrolio del 1970, ecco, io penso che ormai di cosa sia l'inflazione importata, penso che avete capito un po' tutto. L'inflazione importata sull'energia è un fattore della produzione che influenza tutti gli altri a catena, impattando in ogni settore, facendo salire il livello dei prezzi. Per combattere l'inflazione o si alza il tasso ufficiale di sconto, che è all'inizio della curva tassi, oppure si sottrae base monetaria. Quest'ultima politica monetaria è più efficace, perché sottraendo base monetaria dalla circolazione, la restante moneta scarseggia e quindi aumenta di valore, cioè riprende il suo valore proprio per scarsità. BCE avrebbe dovuto appunto incidere su base monetaria, ma non lo ha fatto, perché per incidere su base monetaria avrebbe dovuto iniziare a vendere titoli di Stato, drenando base monetaria e facendo salire i tassi di interesse. La curva tassi esprime il costo del denaro a breve, medio e lungo periodo e dovrebbe essere normalmente orientata positivamente, cioè a scadenze più lunghe si dovrebbe avere rendimenti più elevati,
Poi dentro la curva dei tassi entrano i fattori di rischio, rischio default, rischio paese, e a livello di azienda c'è poi da aggiungerci il rischio di settore e il rischio aziendale. Infatti il prime rate è un tasso più elevato del tasso ufficiale di sconto. I tassi di interesse di un paese molto indebitato con il suo debito pubblico possono però anche salire in modo fisiologico perché ci si avvicina ad una scadenza. Guardate un po', sì. Ad esempio un periodo di un anno, due o tre in cui un grosso importo del debito pubblico italiano va in scadenza e deve essere rinnovato. È normale che i tassi di quel paese quindi salgano perché gli investitori vorranno far premio ed avere una remunerazione adeguata per rinnovare alti importi di debito che appunto sono in scadenza, a differenza degli anni in cui ci sono poche scadenze del debito. Nel 2023, 2020 e 2024 è molto alto, e anche 2025, diciamo, ecco, nel triennio, ecco, è molto alto l'importo del debito pubblico che va a scadenza ed andrebbe rinnovato. Una ragione fisiologica in più perché salgono i tassi di interesse per l'Italia. Ecco, in questi periodi in cui ampie tranche del debito pubblico sono in scadenza e poi andranno classate per molti anni agli investitori che lo sottoscriveranno, se lo sottoscriveranno, ecco, prende molta importanza la valutazione prospettica e le considerazioni di lungo periodo, proprio su investimenti di lungo periodo. C'è quindi la questione del rating, e qui arriva la lieta novella del martirio italiano. Sono 25 anni che il debito pubblico italiano è fuori controllo, sono 25 anni che il debito pubblico italiano è in crescita, sono 25 anni che il trend del debito pubblico italiano è diventato convesso, sono 25 anni che non c'è volontà politica a ripagare almeno in parte il debito pubblico italiano, sono 25 anni che l'Italia non cresce economicamente per sostenere il debito pubblico, sono 25 anni che il trend della crescita economica italiana è concava, sono 25 anni che gli occupati in modo stabile non crescono in Italia, sono 25 anni che le aziende italiane chiudono e delocalizzano all'estero. Nel 1989 serviva una riforma costituzionale in Italia, ma i politici hanno votato il delirio del titolo V nel 2001, che ha anche moltiplicato il debito pubblico aggregato dello Stato italiano con i debiti pubblici regionali. Tiè, pila in carta e porta a casa! Sono 25 anni che l'Italia doveva entrare in un percorso di rientro parziale del proprio debito, appunto del proprio debito pubblico, ma l'Italia ha sempre rinviato la questione, attaccando sempre i fratelli europei con i migranti e sostenendo la dottrina Monroe, perché la grande Germania faceva troppi profitti mercantilisti con la Cina. Sono 25 anni che il rating italiano del debito pubblico è calante, perché fotografa sinteticamente questa situazione di merda di 25 anni dell'Italia. È poi dal 1999 che i politici italiani si occupano più del culo degli immigrati che del destino degli italiani. È dal 2008 che i politici italiani hanno implementato la strategia di rigenerazione di Soros. Approssimativamente i dati, diciamo, del 2019 sul classamento del debito pubblico italiano, il 30% del debito pubblico italiano sta in mani di investitori esteri. In modo contingente, al 31 dicembre 2023, il debito pubblico italiano sarà prossimo a 3.000 miliardi, con un deficit al 5% e con un PIL nel 2023 di appena il più 0,8%, con l'inflazione media nel 2023 prossima all'8%. Il PNRR è fallito, lo certifica anche Istat, che riporta un calo degli investimenti fissi lordi del meno 1,8% nel terzo trimestre del 2023. Ecco, in modo contingente siamo in stagnazione, ma perché l'inflazione è molto più elevata del PIL, siamo in stagflazione, causata localmente in modo contingente dalla coda della strategia di rigenerazione di Soros, perché Mattarella ha voluto fare la guerra alla Russia per l'Ucraina, un paese non NATO, l'Ucraina un paese non UE, perché il governo Draghi e il governo Meloni hanno voluto fare la guerra alla Russia per l'Ucraina, un paese non NATO, e l'Ucraina un paese non UE.
perché due parlamenti italiani hanno voluto fare la guerra alla Russia per l'Ucraina, un paese non NATO, e l'Ucraina, un paese non UE. Ecco, per espandere la strategia della rigenerazione di Soros, trovate tutti i links in descrizione. Vi invito poi a riflettere e pensare in prospettiva. Siamo al maggio, aggiungiamo sino al maggio 2023, la pianura padana era in shock idrico, trend climatico coerente con il suo destino climatico. Il Medicane Minerva ha alluvionato l'Emilia Romagna in maggio 2023. A settembre 2023 il ciclone Daniel ha devastato la Libia e colpito la Grecia, ronzinando il sud Italia. Dopo 15 giorni il Medicane Elias ha beccato di nuovo la Grecia e ronzinato l'Italia. Ecco, non possiamo statisticamente in Italia scamparla sempre con un solo Medicane all'anno, perché l'Italia è una penisola cagata nel Mediterraneo e non è una nave che può manovrare, scantonando il maltempo. Ecco, quindi, se piove in Italia ci saranno altri eventi meteo estremi, con danni e distruzioni a causa dell'alta energia presente in atmosfera e, diciamo, presente in mare. Se non piove, torneremo sul sentiero climatico della desertificazione, andando in shock idrico. Però accumuleremo energia in atmosfera quanto in mare e prima o poi questa energia si scaricherà in un Medicane ancora più violento di quello emerso nel 2023. Vi invito, se non l'avete fatto, a fruire i podcast iniziali della playlist Collasso Italia, la rovina della penisola italica nel XXI secolo. E in particolar modo i primi podcast Il martirio è una lieta novella, drammi di settore primario, secondario, terziario nel collasso italico. Quanto il podcast Che fine farà la finanziarizzazione e la digitalizzazione in Italia? Quanto il podcast Dove potete ficcarvi la funzione di produzione Cab Douglas quanto le legioni di immigrati deportati in Italia? Nel lungo periodo emerge il fatto che a 25 anni che l'Italia è fatta di debito come una tossicomane in overdose. Ma l'Italia non è un grande paese, nonostante la propaganda e la disinformazione dei mass media italiani, ecco, la pensino diversamente. Ecco, personalmente penso che ci sia più del 50% di probabilità che Moody's declassi il rating del debito pubblico italiano in BA1, cioè ponendo la junk bonds, perché non è nella dimensione del possibile che l'Italia ripaghi almeno in parte il suo debito pubblico. Se il declassamento in BA1 accadrà, quindi in junk bonds, lo spread BTP bonds, appunto Bund tedeschi, ecco, lo spread schizzerà valori stellari. Questo parametro misurerà sostanzialmente l'incremento dei tassi di interesse per gli italiani, perché gli investitori esteri liquideranno ogni posizione sui BTP, che equivale a circa il 30% del debito pubblico italiano, che finirà come un cerino acceso sul mercato. Questo a dati più o meno sul classamento dati da Banca Italia intorno alla data del 2017-2019, comunque potete vedere a video. Ecco, non saranno poi classati a nessuno i 300 miliardi in scadenza nel 2024, le aste andranno vuote, e così quelle del 2025. BCE nel 2024 non potrà intervenire a causa anche dello shock da inflazione importata. Shock da inflazione importata che è stata causata dalla strategia di rigenerazione di Soros implementata in Europa dalla von der Leyen, dal Parlamento Europeo, quanto dal PD, da Movimento 5 Stelle, alleati di Soros e seguiti in Italia da Mattarella, Bergoglio, Governo Draghi, Governo Meloni e due parlamenti europei, tutti alleati di Soros per andare a fare la guerra alla Russia, perché l'Ucraina, diciamo, non era un paese UE, perché l'Ucraina non era un paese NATO. Ecco, mia opinione personale è che è altamente probabile che se il rating del debito pubblico italiano dovesse sprofondare in junk bonds, allora il governo Meloni cadrà, perché in modo banale non è politicamente utile restare a gestire un default oppure un'uscita dall'euro, infamandosi nella nomea ad essere stato il governo a cui è rimasto il cerino acceso di 25 anni di sgoverno
in cui i politici italiani, ladri stupidi e Chiesa Cattolica non hanno voluto preparare l'Italia alle minacce di XXI secolo, ma tutti i politici italiani, ladri stupidi e Chiesa Cattolica hanno portato l'Italia a vivere come se non ci fosse stato un domani. Ecco, non so dire se il Parlamento italiano potrà sostenere un governo di Banca Italia oppure l'Italia rovinerà in elezioni anticipate. Ecco, sinceramente me ne sbatto i coglioni di queste considerazioni politiche che sono totalmente insignificanti, perché il macro evento principale che emergerebbe dopo un declassamento di Moody's del debito pubblico italiano a junk bonds sarebbe, diciamo, il default dell'Italia e o l'uscita dall'euro dell'Italia. Per vedere gli impatti di un default vi invito a fruire il podcast che trovate linkato in descrizione, Default Italia, la supernova italiana del botto termofinanziario. Per vedere quali sarebbero gli impatti di un'uscita dall'euro ed un ritorno alla lira vi invito a fruire il podcast che trovate linkato in descrizione, quello che i politici non dicono, l'apocalisse nel ritorno alla lira. Su, via, non fate quella faccia ora, il martirio è una lieta novella, quindi c'è tanta gioia nel martirio.